You've come this far of your own free will. Ascoltare questa bellissima voce inglese, così evocativa, così incantevole, per rimanere in tema, non fa che esaltare il mio dilemma. Sembrava tutto perfetto, una storia che promette benissimo. Un bilanciamento di armi, incantesimi, magie, che, almeno sulla carta e dai primi gameplay, dovrebbero farci dimenticare i difetti di Borderlands 3. E infatti fin da subito sono già palpabili tutta una serie di piccoli e grandi miglioramenti. Poi magari facciamo quattro chiacchiere, così ciascuno potrà poi decidere da che parte pende la bilancia. E avevo già la classica bava alla bocca, col dito per cliccare il preordine, alla faccia i buoni propositi, no, non farò più il preorder, voglio prima vedere com'è il gioco, un po' come da domani mi metto a dieta. Poi un'ombra ha cominciato ad allungarsi. Prima un post di sfuggita, un commento, poi un sospetto, poi vado a cercare conferma e la trovo, mannaggia, la trovo su diversi siti autorevoli. Il gioco, scandalo, non sarà doppiato in italiano. L'audio, le voci, insomma, l'interfaccia, sì, le descrizioni, sì, avremo i sottotitoli, sì, ma provate a pensarci un po', cosa sarebbe stato in meno Borderlands 2 senza poter sentire le vaccate di Clef, l'ironia di Jack, gli sfottò demenziali dei nemici. Come dicevo, un bel dilemma. Ecco perché, anche se ho pochissimo tempo in questo periodo, ho voluto fare questo pur breve video per allertare chi magari tra voi ha già forse preordinato o stava per farlo, o aveva deciso di comprare quasi al giorno, al day zero, come si dice, il gioco. Certo, sarebbe un bel messaggio per la Gearbox, un fallimento di proporzioni epiche nel mercato italiano. Ci penserebbe due volte a fare lo stesso errore con un ipotetico futuro Borderlands 4, anzi, sicuro Borderlands 4. Perché a questo punto ce l'ho, la tentazione di mandare a quel paese, aspettare che esca la versione full a 10 euro con dentro tutto, senza beccarmi gli aumenti di level cap di 3, 4, 5 livelli, problemi di farming e quant'altro. Il gioco, nel suo pieno potenziale, probabilmente avrebbe valso tutta questa mia fatica. Ma adesso? Ma, intanto, vediamo qualche aspetto positivo. Macro, i dettagli magari mi piacerebbe anche scoprirli insieme con qualche mini guida iniziale, se ce la farò. Chissà, i nemici saranno sempre al vostro livello e il bottino pure, che è la cosa più importante. Avrà loro un senso farmare anche i boss delle prime mappe. E il bottino, finalmente, avrà un livello sempre maggiore o uguale al nostro. I mod, qui li hanno chiamati armature, sempre utili, in che senso? Prima se beccavi uno per la sirena e tu stavi giocando con un altro personaggio non te ne facevi nulla. Adesso non sarà così utile come quello specifico per il tuo personaggio, ma le abilità passive, aumento di velocità, di danno, saranno comunque attivi anche se non è il personaggio specifico. Chiaro, se vuoi anche il bonus sugli skill point, devi avere il personaggio giusto. E però non avrai più quel senso di inutilità di un drop, di un mod leggendario, non per te. Meccaniche di recupero della salute bilanciata. Basta personaggi che hanno paura a mettere fuori il naso per morire dissanguati, basta armi che con un solo proiettile ti sparano a paletta la salute, basta personaggi che funzionano meglio dell'Avis. Ci sono modi per recuperare salute, ma un po' devi guadagnartela. Uno degli aspetti più controversi di Borderlands 3, le consacrazioni. Qui le hanno chiamate incantesimi, ma la promessa è quella di un bilanciamento serio. Insomma, incideranno, ma non troppo. Leggendarie, magari più rare, ma che facciano differenza. E le blu e la viola che tornano interessanti. 3 livelli di difficoltà modificabili al volo in qualunque momento. Giocando quello più difficile avremo anche un bonus nei drop. E su questo mini spoilerare mi fermerei qui perché sono aspetti comunque generali. Non è che mi convinca del tutto vedere tutti quei youtuber che hanno già dissezionato in modo esagerato 20 giorni prima che il gioco sia uscito, ma lasciateci un po' di mistero. Incontrerò uno strano monolite, non so cosa fa, non voglio saperlo cosa fa, voglio scoprirlo un po' alla volta. Poi se proprio non ho più nulla da fare, faccio il giro per vedere quello che mi sono perso. Discorso simile per le abili delle skill, e fatemele prima provare un po' a me un po' di build. Ecco, qui una roba che non mi piace l'ho trovata, e cioè di nuovo non sarà ancora possibile cambiarsi al volo le skill. Bisognerà andare alle stazioni di cambio rapido, azzerarle tutte e
poi chi si ricorda come erano prima, magari volevo solo alzare un pochino da una, togliere da un'altra. E per me questo particolare toglie parecchio alla giocabilità, ti passa un po' la voglia, no, di fare gli esperimenti. Ok, da qui al 25 ormai avete capito che poi lo compro, no? Soppeserò se vi sia ancora qualche particolare che a mio parere, modesto parere, si possa anticipare senza, tra virgolette, rovinare il gioco a nessuno. Dopodiché inizierò con dei tranquilli gameplay che diventeranno delle mini guide in progress, dove l'idea sarebbe quella di scoprirle insieme le cose. Voi magari che ancora non avete i soldini per potervelo comprare, voi che siete saggi e che aspettate una diminuzione dei prezzi, o che semplicemente volete qualche elemento in più iniettato con gradualità per poter davvero decidere se vale la pena spendere questi soldini. A risentirci.